sicuramente questo è un campionato dove le trasferte saranno tutte trasferte sotto l'aspetto ambientale diverse rispetto a quelle che erano abituate una sera stagione, quindi l'ambiente è proprio alla fine. In campo ci andiamo noi, 11 noi, 11 loro, e penso che la mia squadra abbia la personalità e l'esperienza per poter andare a giocare in qualsiasi campo con qualsiasi numero di tutti. Come è stato l'Olbia quando è venuto qua, no? Che magari uno si fa condizionare dall'istinta nel vedere ragazzi giovani. Ragazzi giovani quando sono nel 99, 98, 20, 21 anni, magari hanno già 40-50 partite di Liga Pro, quindi i giocatori che vogliono mettersi in mostra, poi Giovanni Carrello, sono giovani che arrivano dalla Juve, dalla Sampdoria, c'è l'estero attenti che sono ragazzi di qualità, se hanno fatto sempre giocatori così importanti e perché adesso escono per mettersi in mostra. Quindi io penso che poi la carta d'identità è sempre molto relativa, nel senso che quando un ragazzo è bravo poi gioca, no? Quindi un esempio di Nesta, nel momento in cui c'è la necessità ho fatto giocare senza stare a pensare nel 2000, 99, 2001, l'anno scorso era una lega, quindi è sicuramente un aspetto su cui dobbiamo stare attenti, ma anche per proprio la qualità del ragazzo. Fondamentalmente a me che abbiamo vinto 4 partite, nel senso che quelle le ho vinte, le abbiamo vinte e quindi quelle sono punti che abbiamo fatto. L'aver vinto 4 partite mi ha dato sempre la possibilità di cercare di chiedere qualcosa in più ogni giorno ai miei ragazzi, ma noi dobbiamo pensare a questa partita e alla difficoltà di questa partita, che è una difficoltà alta, un coefficiente molto alto di difficoltà di questa partita. Sia la partita con Pisciglia, sia la partita contro la Casertana, è una squadra che è cresciuta, che è migliorata, perché l'ultima partita, come hai detto bene te, ha giocato alla pari, ha avuto delle occasioni importanti per aprire la partita. Anche una traversa, poi una traversa, due rigori, uno solare, strasolare. E quindi non penso a quello, non penso a quello, perché reputo la categoria più grande, la categoria che è in grande crescita, in grande voglia di mettersi in mostra, e quindi ogni partita deve essere arbitrata al massimo, perché sono giudicati in una partita per loro, quindi sono tutti ragazzi di 30 anni che hanno ambizione, 27, 30, 32, che hanno ambizione per fare